Classificazione dei funghi parte 2. Viene basata la classificazione dei funghi sulla forma delle ife. Quindi abbiamo i ficomiceti, che sono unicellulari e pluricellulari, per cui le ife producono delle spore e sono di forma sferica, in questo modo, e sono dette sporangi. Un esempio è la peonospora, che produce danni alla patata e ai pomodori e alla vite. Ci sono poi gli ascomiceti, che sono fatti con ifa a forma allungata e dette aschi, in cui si sviluppano le spore. Spesso si formano catene di spore, dette conidi. Esempi sono i lieviti, le muffe e i tartufi. Il primo antibiotico deriva da una muffa. Fleming studiava su una piastra di Petri delle colonie batteriche. Per caso cadde una muffa che finì appunto dentro questi contenitori. La muffa produceva una sostanza detta penicillina, in base alla quale i batteri si allontanavano, rispetto alla quale i batteri si allontanavano, e quindi si scoprì appunto che questa penicillina prodotta dalle muffe poteva curare malattie, ad esempio come la polmonite. 3. I basidiomiceti, per cui le ife si chiamano basidio, fanno parte i funghi comuni, commestibili, e sia quelli velenosi, tipo l'amanita falloide e le ruggini che sono dannose ai cereali. Poi ci sono le micorizie e i licheni. Le micorizie sono simbiosi fra piante e funghi. Vivono associati e aiutano le radici della pianta a penetrare meglio nel terreno, le ife, come possiamo vedere in questo modo, e facilitano l'assorbimento di acque e sali minerali. Acqua e sali minerali. Con la fotosintesi forniscono glucosio ai funghi. Esempio sono i tartufi con la quercia. I licheni sono simbiosi tra funghi e alghe. I funghi forniscono acqua e sali minerali alle alghe. Le alghe, con la fotosintesi clorofilliana, forniscono nutrimento ai funghi. Il corpo dei licheni si chiama tallo ed è a strati. C'è uno strato fungale, poi andando sempre più in profondità sul terreno uno strato di alghe e infine ci sono le ife del fungo, fino allo strato fungale. I funghi e la salute. I funghi possono essere molto utili all'uomo perché ci sono funghi che si mangiano, lieviti per produrre pane e vino, muffe per produrre antibiotici, però possono essere anche molto dannosi, ad esempio le micosi, che sono dannose alla pelle, tipo la tigne o la candida albicans. Già presente nella bocca e nell'intestino, ma se calano le difese immunitarie aumentano le colonie, determinando la candidosi.